It's terrible because we are very anxious and we can't do nothing and we know he's there. È tutto così assurdo, ancora non riesco a crederci. Sono queste le prime parole che ha pronunciato Delphine, la madre di Simon Gauthier, l'escursionista francese disperso nel golfo di Policastro e del quale non si hanno più tracce da una settimana. È molto agitata Delphine perché vorrebbe avere più notizie sull'andamento delle ricerche e soprattutto capire cosa è successo quel venerdì quando il figlio lanciò l'allarme e chiese aiuto ai soccorritori del 118. Non ho voluto ascoltare la richiesta di aiuto che ha lanciato mio figlio perché ascoltare la sua voce sofferente mi provocherebbe troppo dolore, affermato. Ho sentito l'ultima volta mio figlio il martedì precedente alla sua scomparsa e non potevo mai immaginare che sarebbe stata l'ultima volta che avrei sentito la sua voce. La sua di voce invece è tremante quando nomina Simone, ma cambia di tono quando pensa cosa potrebbe fare per aiutare il figlio disperso. Sono molto contenta che molti amici di Simone si sono mobilitati per venire in Italia e mettersi alla ricerca di mio figlio, afferma Delphine. Ma vorrei massima attenzione da parte di tutti. È necessario che tutti coloro che vogliono aiutarci nelle ricerche si coordinino con i vigili del fuoco, che stanno facendo un buon lavoro, ma purtroppo sono in pochi. Ci vorrebbero più aiuti da parte di tutti. L'espressione di Delphine, sempre positiva e sorridente, però cambia quando ricorda il giorno in cui le hanno comunicato la notizia della scomparsa del figlio. Ho saputo di ciò che stava accadendo a mio figlio tramite consolato, solo 4 giorni dopo la sua scomparsa. Questa è una cosa incredibile. Me l'avrebbero dovuto comunicare immediatamente. La signora, giunta nel golfo la sera del 14 agosto, è alloggiata presso il residence del villaggio a Policastro, che è divenuto ormai il quartier generale di amici e parenti dello studente universitario. In sua compagnia c'è anche il padre di Simone, Dominique Gauthier, la sorella Fiolette, l'attuale compagno della mamma e le due amiche con le quali il giovane francese condivide l'appartamento a Roma, dove vive da 2 anni. Circa 20 persone sono accorse da Roma e dalla Francia, nella cittadina cilentana, per dare supporto ai familiari e soprattutto ai soccorritori. In serata intanto la famiglia di Simone ha avuto contatti con il consolato per fare il punto della situazione e capire come proseguiranno le indagini.